mentre sentiamo in sottofondo, ecco il Papa che arriva, quindi l'informazione che è stata data sulla piazza probabilmente non era un'informazione attendibile, ma come dicevo, seguiamo con voi anche questi momenti di attesa dell'arrivo del Santo Padre e vediamo insieme come il Papa stia per fare il suo arrivo a Penna Billi, anche se, come dicevamo, probabilmente entrerà da un'entrata laterale, ma vediamo insieme quello che succede. Ecco il Santo Padre che si appresta a scendere dalla vettura panoramica. Come possiamo immaginare, il Papa entra appunto nella cattedrale, accolto dal parroco della chiesa cattedrale di Penna Billi, Don Maurizio Farneti. Ed ora il Santo Padre entra in cattedrale. Familiari del parroco che vengono presentati a Papa Benedetto XVI. Ed ora siamo all'interno della cattedrale, mentre in sottofondo sentiamo i giovani che chiamano il Papa Benedetto, Benedetto. Ci auguriamo che adesso veramente il silenzio accompagni questo momento di preghiera.
Immagini che ci arrivano sempre in diretta dalla chiesa cattedrale di Pennabilli, mentre viene inquadrato questo Sacro Cuore di Gesù. Non dimentichiamo, siamo nel mese di giugno, mese dedicato dalla pietà popolare appunto al Sacro Cuore, anche se quest'anno poi lo celebreremo il 1° luglio, venerdì 1° luglio, in quanto nel secondo venerdì dopo Pentecoste quest'anno ricorre la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Siamo in attesa di poter rivedere Papa Benedetto XVI, mentre le telecamere ora indugiano su particolari della cattedrale di questa diocesi, la diocesi di San Marino Montefeltro. Questo l'altare che appunto custodisce l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. Altro altare dedicato alla Vergine Maria, vediamo ai lati i misteri del rosario che sono riprodotti. E quindi questa pala posta nell'abside centrale della chiesa cattedrale dedicata all'Assunzione di Maria, questa immagine che abbiamo avuto modo di vedere. Qualche momento di attesa ancora prima dell'incontro del Santo Padre. Prima dell'incontro del Santo Padre con i giovani di questa chiesa particolare che vive in San Marino Montefeltro. Dobbiamo dire che oggi il Papa è stato salutato anche dal ministro generale dei frati minori, Fra José Carvalho, che ha accolto insieme alla comunità francescana il Santo Padre nella casa San Giuseppe, dove appunto ha pranzato e poi si è riposato prima di riprendere la tabella di marcia per questa giornata di presenza qui a San Marino Montefeltro e ora qui a Pennabilli. Ed ecco il Santo Padre che si appresta a lasciare la cattedrale per incontrare i giovani che lo stanno attendendo già dalle prime ore del pomeriggio per poter condividere con il successore di Pietro questo momento di incontro, ma soprattutto questo momento di ascolto della parola che il Papa rivolgerà ai ragazzi qui arrivati. Bella questa immagine che ci mostra il Papa ripreso dalle spalle e la piazza che saluta il successore di Pietro.
Beatissimo Padre, i giovani della diocesi di San Marino Montefeltro si incontrano con lei e attendono parole di verità su cui fondare l'esistenza di oggi e il cammino del futuro. Santità, i giovani sono il punto più debole della nostra Chiesa e della società. Sono vittime di operazioni e di manipolazioni condotte su di loro dalla cattiva cultura e dai cattivi maestri che hanno dominato nell'ultimo secolo e mezzo la vita della nostra società e delle nostre istituzioni. Uno di loro si presenterà a lei e le confiderà le domande profonde e le attese del loro cuore. Siamo certi che questi giovani, nell'incontro con Vostra Santità, sono chiamati a vivere un avvenimento unico che segnerà in modo indelebile la loro vita. La ringrazio, Santità, per questo gesto di affezione con cui ha accettato di visitare questa nostra diocesi e che si conclude con questo incontro che porta noi tutti decisamente nel futuro. Dono di un calice per la chiesa cattedrale di Pennabilli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi giovani, qui raccolti in unità da tutte le parrocchie, le associazioni e i movimenti della diocesi di San Marino Montefeltro, voi siete la speranza di questa terra così ricca di santità e di tradizioni. Nel vespro della solennità della Santissima Trinità vogliamo metterci in ascolto dello Spirito di Cristo affinché il nostro radunarci possa portare frutti secondo la volontà del Padre. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero». Beatissimo Padre, con profonda gioia ed enorme commozione, noi giovani della diocesi di San Marino Montefeltro le porgiamo un affettuoso e caloroso saluto. Al termine di una giornata per noi memorabile, davanti a questa cattedrale, che rappresenta uno dei simboli della tradizione cristiana della nostra diocesi, sono riuniti i volti e i cuori di ragazzi e ragazze che con grande fervore attendono le sue parole di speranza e di incoraggiamento. Siamo venuti qui a Pennabilli, dalle nostre case e parrocchie, da associazioni e movimenti, dalle aule di scuole e università, dagli ambienti di lavoro, per riscoprire e confermare a lei, Santità, il nostro desiderio, spesso nascosto, di appartenere a Cristo, di seguirlo, rigenerati dalla sua compagnia. Oggi, noi giovani, desideriamo esprimerle tutta la nostra gratitudine per il privilegio di questo incontro e il desiderio profondo di una proposta educativa alta che, senza nascondere
le innegabili difficoltà della vita, sappia farci desiderare di abitare il mondo con gioia e speranza. Molti di noi sono consapevoli di aver ricevuto tanto dalla famiglia, dalla parrocchia, dalla tradizione dei nostri luoghi, ma i più sono qui per l'urgenza di una domanda: a chi affidare la propria vita e le esigenze del cuore? Come tutti i giovani, viviamo la fragilità di questo tempo, la consapevolezza che il sacramento della cresima è per molti l'addio al cristianesimo, la mancanza di una proposta educativa attraente, la difficile unità familiare, le relazioni amicali dominate da edonismo e materialismo, la mancanza del lavoro e la paura del quotidiano. Chi ha voluto convincerci con il mito della giovinezza come tempo di trasgressione e fuga dalle responsabilità, ci ha lasciati soli, in balia di noi stessi, senza alcuna cura per il nostro destino. Santo Padre, davanti a lei oggi ci sono numerosi giovani che riconoscono nella sua persona la guida della cristianità, e ci sono giovani attirati dalla curiosità, da un'attesa di bene difficile da esprimere, seppur avvertita. Le chiediamo di aiutarci a vincere le resistenze della nostra mente e del nostro cuore, cosicché l'apertura a Cristo non sia fonte di paura, ma possibilità di ridestarsi del gusto e della fierezza di essere uomini. Santità, ci aiuti a capire il senso della nostra vita, il valore dell'esperienza, per sentire vibrare il nostro io e non subire i meccanismi del potere che ci circonda nelle sue varie forme. Siamo qui per ascoltare le sue parole, sicuri che attraverso i suoi insegnamenti potremo riscoprire la forza per diventare autentici protagonisti nei nostri paesi e non semplici spettatori. Per questo, approfittando della sua disponibilità, desideriamo rivolgerci a lei, Santo Padre, con alcune domande. Il desiderio di essere liberi si può realizzare davvero? Come uscire dalla trappola dell'inutile ricerca di godimento personale, dalla rincorsa ad un piacere che ci lascia ultimamente tristi, delusi e mancanti? Come sperimentare ciò che lei tante volte ci ha detto: Cristo non toglie nulla, ma dona tutto. Grazie, Santità, di averci visitati, di stare qui con noi. Con gratitudine, i giovani di San Marino Montefeltro le porgono il loro benvenuto. Cari giovani, sono molto contento di essere oggi in mezzo a voi e con voi. Sento tutta la vostra gioia e l'entusiasmo che caratterizzano la vostra età. Saluto e ringrazio il vostro Vescovo Monsignor Luigi Negri per le cordiali parole di accoglienza e il vostro amico che si è fatto interprete dei pensieri, dei sentimenti di tutti e ha formulato alcune questioni molto serie e importanti. Spero che nel corso di questa mia esposizione si trovino anche gli elementi per trovare le risposte a queste domande. Saluto con affetto i sacerdoti, le suore, gli animatori che condividono con voi il cammino della fede e dell'amicizia, e naturalmente anche i vostri genitori che gioiscono nel vedervi crescere forti nel bene. Il nostro incontro qui a Penabilli, davanti a questa cattedrale, cuore della diocesi, e in questa piazza, ci rimanda con il pensiero ai numerosi diversi incontri di Gesù che ci sono raccontati dai Vangeli. Oggi vorrei richiamare il celebre episodio in cui il Signore era in cammino e un tale, un giovane,
gli corse incontro. Inginocchiatosi gli pose questa domanda: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Noi forse oggi non diremo così, ma il senso della domanda è proprio: cosa devo fare, come devo vivere per vivere realmente, per trovare la vita? Quindi dentro questo interrogativo possiamo vedere racchiusa l'ampia e variegata esperienza umana che si apre alla ricerca del significato, del senso profondo di vita, come vivere, perché vivere. La vita eterna, infatti, alla quale fa riferimento quel giovane del Vangelo, non indica solamente la vita dopo la morte, non vuol sapere soltanto come arrivo al cielo, vuol sapere come devo vivere esso perché avere adesso già la vita che può essere poi anche eterna. Quindi in questa domanda questo giovane manifesta l'esigenza che l'esistenza quotidiana trovi senso, trovi pienezza, trovi verità. L'uomo non può vivere senza questa ricerca della verità su se stesso. Che cosa sono io? Per che cosa devo vivere? Verità cerchiamo che spinge ad aprire l'orizzonte e ad andare al di là di ciò che è materiale. Non per fuggire dalla realtà, ma per viverla in modo ancora più vero, più ricco di senso e di speranza, non solo nella superficialità. E penso che questa, io ho visto, sentito nelle parole di vostro amico e anche la vostra esperienza. I grandi interrogativi che portiamo dentro di noi rimangono sempre, rinascono sempre. Chi siamo? Da dove veniamo? Per chi viviamo? E queste questioni sono il segno più alto della trascendenza dell'essere umano, della capacità che abbiamo di non fermarci alla superficie delle cose. Ed è proprio guardando in noi stessi con verità e con sincerità e con coraggio che intuiamo la bellezza ma anche la precarietà della vita e sentiamo una insoddisfazione, una inquietudine che nessuna cosa concreta riesce a colmare. Alla fine tutte le promesse si dimostrano spesso insufficienti. Cari amici, vi invito a prendere coscienza di questa sana e positiva inquietudine, a non aver paura di porvi le domande fondamentali sul senso e sul valore della vita e non fermatevi alle risposte parziali, immediate, certamente più facili nel momento, più comode, che possono dare qualche momento di felicità, di esaltazione, di ebbrezza, ma che non portano la vera gioia di vivere, quella che nasce da chi costruisce, come dice, non sulla sabbia, ma su una solida roccia. Imparate allora a riflettere, a leggere in modo non superficiale, ma in profondità la vostra esperienza umana. Scoprirete con meraviglia e con gioia che il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Questa è la grandezza dell'uomo e anche la sua difficoltà. Una delle illusioni prodotte nel corso della storia è stata quella di pensare che il progresso tecnico-scientifico in modo assoluto potrebbe dare risposte e soluzioni a tutti i problemi dell'umanità e vediamo che non è così. In realtà, anche se fosse ciò stato possibile, nulla e nessuno avrebbe potuto cancellare le domande più profonde sul significato della vita e della morte, sul significato della sofferenza, di tutto. Perché queste domande sono scritte nell'animo umano, nel nostro cuore, e oltrepassano la sfera dei bisogni. L'uomo, anche nell'era del progresso scientifico e tecnologico, che ci ha dato tanto, rimane un essere che desidera più che la comunità e il benessere. Rimane un essere aperto alla verità intera della sua esistenza,
che non può fermarsi alle cose materiali, ma si apre un orizzonte molto più ampio. Tutto questo voi lo sperimentate continuamente, ogni volta che vi domandate «ma perché?». Quando contemplate un tramonto, una musica muove in voi il cuore e la mente. Quando provate che cosa vuol dire amare veramente, quando sentite forte il senso della giustizia e della verità e quando sentite anche la mancanza di giustizia, di verità e di felicità. Cari giovani, l'esperienza umana è una realtà che ci accomuna tutti, ma ad essa si possono dare diversi livelli di significato. Ed è qui che si decide in che modo orientare la propria vita e si sceglie a chi affidarla, a chi affidarsi. Il rischio è sempre quello di rimanere imprigionati nel mondo delle cose, dell'immediato, e del relativo, dell'utile, perdendo la sensibilità per ciò che si riferisce alla nostra dimensione spirituale. Non si tratta affatto di disprezzare l'uso della ragione o di rigettare il progresso scientifico, tutt'altro. Si tratta piuttosto di capire che ciascuno di noi non è fatto solo di una dimensione orizzontale, ma comprende anche quella verticale. I dati scientifici e gli strumenti tecnologici non possono sostituirsi al mondo della vita, agli orizzonti di significato e di libertà, alla ricchezza delle relazioni di amicizia e di amore. Cari giovani, proprio nell'apertura alla verità intera di noi stessi e del mondo, che scorgiamo l'iniziativa di Dio nei nostri confronti. Egli viene incontro ad ogni uomo e gli fa conoscere il mistero del suo amore. Nel Signore Gesù, che è morto e risorto per noi e ci ha donato lo Spirito Santo, siamo addirittura resi partecipi della via stessa di Dio, apparteniamo alla famiglia di Dio. In Lui, in Cristo, potete trovare le risposte alle domande che accompagnano il vostro cammino, non in modo superficiale, facile, ma camminando con Gesù, vivendo con Gesù. L'incontro con Cristo non si risolve nell'adesione ad una dottrina e una filosofia, ma ciò che Lui vi propone è di condividere la sua stessa vita e così imparare a vivere, imparare che cosa è l'uomo, che cosa sono io. A quel giovane che gli aveva chiesto che cosa fare per entrare nella vita eterna, cioè per vivere veramente, Gesù risponde invitandolo a distaccarsi dai suoi beni e aggiunge: vieni, seguimi. La parola di Cristo mostra che la vostra vita trova significato nel mistero di Dio, che è amore, un amore esigente e profondo che va oltre la superficialità. Che cosa sarebbe la vostra vita senza questo amore? Dio si prende cura dell'uomo dalla creazione fino alla fine dei tempi, quando porterà a compimento il suo progetto di salvezza. Nel Signore risorto abbiamo la certezza della nostra speranza. Cristo stesso, che è andato alla profondità della morte e è risorto, è la speranza in persona, è la parola definitiva pronunciata sulla nostra storia, è una parola positiva. Non temete di affrontare le situazioni difficili, i momenti di crisi, le prove della vita, perché il Signore vi accompagna e è con voi. Vi incoraggio a crescere nell'amicizia con Lui attraverso la lettura frequente del Vangelo e di tutta la Sacra Scrittura, la partecipazione fedele all'Eucaristia come incontro personale con Cristo, l'impegno all'interno della comunità ecclesiale, il cammino con una valida guida spirituale.
trasformati dallo Spirito Santo, potete sperimentare l'autentica libertà, e tale quando è orientata al bene. In questo modo la vostra vita, animata da una continua ricerca del volto del Signore e dalla volontà sincera di donare voi stessi, sarà per tanti vostri coetanei un segno, un richiamo eloquente a far sì che il desiderio di pienezza che sta in tutti noi si realizzi finalmente nell'incontro con il Signore Gesù. Lasciate che il mistero di Cristo illumini tutta la vostra persona. Allora potrete portare nei diversi ambienti quella novità che può cambiare le relazioni, le istituzioni, le strutture, per costruire un mondo più giusto e solidale, animato dalla ricerca del bene comune. Non cedete a logiche individualistiche ed egoistiche. Vi conforti la testimonianza di tanti giovani che hanno raggiunto la meta della santità. Pensate a Santa Teresa di Bambin Gesù, San Domenico Savio, Santa Maria Goretti, il Beato Pier Giorgio Frassati, il Beato Alberto Marvelli, che è di questa terra, e tanti altri non sconosciuti, ma che hanno vissuto il loro tempo nella luce e nella forza del Vangelo e hanno trovato la risposta come vivere, che cosa deve fare per vivere. A conclusione di questo incontro voglio affidare ciascuno di voi alla Vergine Maria, Madre della Chiesa. Come lei possiate pronunciare e rinnovare il vostro sì e magnificare sempre il Signore con la vostra vita, perché Lui vi dona parole di vita eterna. Coraggio allora, cari giovani e cari giovani, nel vostro cammino di fede e di vita cristiana. Anche io vi sono sempre vicino, vi accompagno con la mia benedizione. Grazie per la vostra attenzione.
che quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Quita los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. De nosotros. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a voi tutti. Thank you.
26 giovani che hanno salutato, stanno salutando Papa Benedetto XVI a conclusione di questo incontro con i giovani della diocesi di San Marino Montefeltro. Bianco Padre è certamente un brano che chi è più attempato ricorderà, ma purtroppo la regia ci ha sfumato, lo sentiamo in sottofondo questo canto, ora le immagini ci hanno riportato all'interno della chiesa cattedrale di Pennabilli, dove ancora una volta il Papa saluta quanti hanno reso possibile, si sono adoperati perché avvenisse questa visita pastorale in questa domenica 19 giugno 2011. Parole del Papa rivolte ai giovani, spesso il Santo Padre si è staccato dal discorso scritto, in qualche modo lui all'inizio ha detto: spero possiate trovare all'interno delle mie parole una risposta alle domande che gli sono state rivolte da Marco nell'indirizzo di saluto. Il desiderio di essere liberi si può realizzare davvero? Come uscire dalla trappola dell'inutile ricerca di godimento personale, dalla rincorsa ad un piacere che ci lascia ultimamente tristi, delusi e mancanti? E poi come sperimentare ciò che lei tante volte ci ha detto: Cristo non toglie nulla ma dona tutto. E il Papa certamente anche in questo incontro con i giovani ha offerto motivi di riflessione che sicuramente poi i ragazzi nei loro incontri avranno modo di riprendere e di approfondire. Anche in questa occasione il Papa ha preso lo spunto dal Vangelo di Marco, dove si racconta di quel tale che, avvicinatosi a Gesù, gli dice: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna, per vivere in pienezza la vita? Così poi il Papa ha cercato appunto di attualizzare anche rispondendo alle domande rivolte dai ragazzi. E dicevo, numerosi sono stati gli spunti offerti ai giovani. L'esperienza umana è una realtà che ci accomuna tutti, ma ad essa si possono dare diversi livelli di significato ed è qui che si decide in che modo orientare la propria vita e si sceglie a chi affidarla, a chi affidarsi. Il rischio è sempre quello di rimanere imprigionati nel mondo delle cose, dell'immediato, del relativo, dell'utile, perdendo la sensibilità per ciò che si riferisce alla nostra dimensione spirituale. Non si tratta affatto di disprezzare l'uso della ragione o di rigettare il progresso scientifico, tutt'altro. Ci uniamo alla preghiera del Papa. Una preghiera certamente di ringraziamento
per questa giornata dinanzi al Santissimo Sacramento. Dicevamo, riprendendo le parole del Papa, si tratta di capire che ciascuno di noi non è fatto solo di una dimensione orizzontale, ma comprende anche quella verticale. I dati scientifici e gli strumenti tecnologici non possono sostituirsi al mondo della vita, agli orizzonti di significato e di libertà, alla ricchezza delle relazioni di amicizia e di amore. Questo è uno dei passaggi delle parole che il Papa ha rivolto ai giovani. Mentre continuano queste immagini, vi ricordo, in diretta camera segue anche in questi momenti familiari che dobbiamo dire sono presenti nelle visite del Santo Padre, che spesso magari non abbiamo modo di seguire, di vedere. Oggi abbiamo anche questa possibilità di accompagnare proprio da vicino il Santo Padre, che si è intrattenuto con il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Luigi Negri, che ha accompagnato per questa giornata Papa Benedetto XVI. Immagini ancora di Piazza Vittorio Emanuele, ancora con i giovani, e vediamo se avremo ancora qualche immagine nel momento nel quale il Papa salirà a bordo dell'auto che lo porterà al campo sportivo di Pennabilli, dove si congederà dalle autorità che lo hanno accolto all'arrivo, e da qui partirà in elicottero alla volta dello Stato Città del Vaticano. Dicevamo oggi idealmente anche un abbraccio tra due piccole realtà, lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, che il Papa ha incontrato, che il Papa ha avuto modo di conoscere da vicino, rivolgendo anche la sua parola. Giovani e meno giovani anche sui balconi che danno sulla piazza, su questa graziosa piazza che ci richiama alla vita di paese. Dicevamo, Pennabilli è un piccolissimo centro, 3.000 anime, che ha il dono di custodire la chiesa cattedrale della diocesi, e in maniera molto familiare, anche potremmo dire sulla scia della realtà della Repubblica di San Marino, il Santo Padre si è intrattenuto al termine di questa giornata con i giovani della diocesi, che lo hanno atteso, lo hanno salutato, lo hanno ascoltato. E idealmente, dicevamo all'inizio, poi il Papa non l'ha detto nelle sue parole, però anche questa sera, anche questo 19 giugno, diventa un rimando alla 26esima giornata mondiale della gioventù, che si vivrà tra l'altro il 20 e 21 agosto, sabato sera la veglia e poi il 21 agosto la messa, nella capitale spagnola, a Madrid, con i giovani di tutto il mondo.
belle queste immagini che l'operatore ruba, possiamo dire così, anche in questi ultimi momenti di presenza di Papa Benedetto XVI, e che Telepace è contenta di far vedere a tutti i propri telespettatori, di far udire a tutti i propri radioascoltatori. Rimaniamo ancora, per quanto ci concederà la regia che ci fornisce le immagini, in diretta da Pennabilli, quando a 15 minuti alle 20 il Papa si appresta, come dicevamo, a raggiungere il campo sportivo di Pennabilli, da dove si congederà dalle autorità che questa mattina lo hanno accolto per rientrare in Vaticano. La città di Pennabilli saluta Papa Benedetto XVI, che ora, ancora accompagnato dal suono festoso delle campane, lascia Pennabilli. Bene, da padre Claudio Savio un grazie a tutti voi che avete condiviso con noi questa giornata bella che abbiamo seguito insieme sulle orme del successore di Pietro. Ancora